Vangelisti, il compositore più presente. Insegna composizione a Rovigo e che ho avuto la fortuna di incontrare diversi anni fa con il gruppo di musica contemporanea Fontana Mix di Bologna e insomma in questa frequentazione così è nata l'idea di scrivere un pezzo per chitarra con l'elettronica, ma io non vorrei aggiungere troppe cose anche perché credo che cose più interessanti le possa dire Nicole, insomma, quindi io passerei direttamente la parola a te così ci dici un po' due parole riguardo a questa idea di scrivere per questo strumento che credo tu non conoscessi molto, ma insomma. Esatto. Bene, buonasera a tutti. Sente? Ok, bene. Appunto, la nascita di questo pezzo è stata in occasione di un concerto che Walter doveva effettuare a San Francisco l'anno passato ed è stata appunto una splendida occasione per finalmente, dico finalmente in relazione al mio percorso personale, cimentarsi con questo strumento. Io devo dire che ho sempre avuto una sorta di timore reverenziale nei confronti della chitarra, che detto qui in mezzo a tanti chitarristi forse rischio anche qualcosa, non so. È sempre stato uno strumento che per molto tempo io ho pensato non incarnasse esattamente bene la mia idea di suono, cioè un'idea di suono sempre molto vigorosa, molto piena, molto tensiva. E la chitarra l'ho sempre individuata invece come uno strumento molto intimo, molto raffinato e in questa sua raffinatezza, in questa sua dimensione interiore, molto profonda ma molto intima, in questa sua dimensione appunto forse è il valore più alto della chitarra, di questo strumento. E quindi per molto tempo devo dire che ho un po' svicolato, un po' cercato di non affrontare questo problema. Ecco. Poi mi è capitato appunto di dover inserire la chitarra in ensemble e quindi di incominciare a lavorare con questo strumento. E poi appunto avendo anche tanti colleghi, io appunto insegno in conservatorio, quindi tanti colleghi chitarristi, questa idea della chitarra piano piano è, come dire, nata in me, cioè non è soltanto scrivere per uno strumento, ma penso che per un compositore sia anche importante avere un suono di quello strumento al proprio interno e questa forse è la cosa più difficile a volte per un compositore. Bene, e in questo senso devo dire che l'occasione è nata appunto per questo pezzo e non era un pezzo per chitarra, ma un pezzo per chitarra ed elettronica. E ovviamente con l'elettronica si può fare di tutto. Io sono sempre molto interessato ad esempio all'elaborazione elettronica in tempo reale. Mi piace molto, mi interessa molto, è la cosa che forse mi interessa di più, ma in questo caso la richiesta di Walter era quella di scrivere un pezzo in cui la realizzazione potesse essere il più semplice possibile. E infatti questo è un brano per elettronica registrata, quindi lui suonerà su un pezzo già precedentemente registrato. L'elettronica può essere scritta, pensata, combinata in mille modi diversi. Io sono particolarmente interessato a un'elettronica che in qualche modo moltiplichi il suono dello strumento. E infatti tutti i suoni che sentirete nel brano non saranno suoni di sintesi, quindi data dalla sovrapposizione di migliaia di sinusoidi, per così dire, ma sono tutti suoni estratti e registrati dalla chitarra. E in questo caso la chitarra è proprio la chitarra di Walter, quindi continuiamo nel discorso che diceva Adriano prima, quindi il fatto che
la collaborazione tra un esecutore e un compositore è assolutamente fondamentale in questo senso. Ed è una collaborazione, se posso aggiungere qualcosa a quello che era stato detto prima, che non solo permette al compositore primo di non scrivere delle castronerie assurde, questo può assolutamente succedere, ma anche di scrivere cose interessanti e oltretutto direi permette al compositore di andare oltre il suo pensiero. Cioè inevitabilmente il contatto con un esecutore arricchisce molto il pensiero di un compositore. A me è successo appunto, ed è successo anche in questo caso, di pensare un brano, un pezzo in una direzione o con una determinata forma, anche ben definita ormai, di provare alcune cose col compositore e con l'esecutore, e il pezzo immediatamente ha preso un'altra strada, a mio avviso, sempre più interessante di quello che io precedentemente avevo impostato. Quindi in effetti questo è veramente una cosa fondamentale. Bene. Quindi tutto quello che sentirete è estratto dalla chitarra ed è ovviamente elaborato con i mezzi dell'elettronica. Non so se qui in mezzo ci sono solo allievi di chitarra o anche di composizione o di altri corsi. Ecco, qualche mano vedo che si alza, bene. L'elaborazione in questo caso è stata effettuata con un software, MaxMSP, che permette di leggere i file, il suono, e di dividerlo in tanti microframmenti, e questi frammenti possono ricreare un suono trasformato, moltiplicato, modificato, e quindi anche un suono, che ne so, di chitarra che ha un decadimento molto rapido può durare fino all'infinito e oltre, quindi assolutamente, come dire, andare oltre in un certo senso i limiti fisici dello strumento. Bene, allora questo è un pezzo, se volete posso dirvi anche qualche cosa sulla forma. Fondamentalmente c'è una specie di prima introduzione della chitarra, rapidissima, oltre il quale cominciano una serie di arcate, diciamo così, di strutture che portano sempre verso un crescendo. E è una sorta di, come potrei dire, di grande progressione, come una progressione armonica fondamentalmente. E queste arcate diventano sempre più ampie o sempre più concentrate, ma in maniera ovviamente non regolare, quindi non così continua. C'è una discontinuità all'interno di una continuità generale. Devo dire che nell'impostare il brano io avevo un po', timore anche del suono antico della chitarra, in un certo senso. E quindi già questa accordatura della chitarra che tende fortemente a un mi minore un pochino mi turbava. Infatti ho subito deciso di scordare la sesta corda dal mi al mi bemolle e di sfruttare quindi le peculiarità armoniche, ad esempio, delle corde basse, mi bemolle e la re, che formano una triade piuttosto, tra virgolette, dissonante, ma un materiale al quale io sono abbastanza affezionato. E quindi questa scordatura è stata un po' l'origine di tutto il movimento ascendente che arriva a un unico grande culmine e che in qualche modo regge la forma di questo pezzo. Bene, c'è da dire che i compositori, almeno a me è successo varie volte, ma ho visto che non succede soltanto a me, a volte si affezionano alle loro invenzioni, la scordatura, chissà mai quale cosa meravigliosa poteva essere. In realtà poi so che nella chitarra la scordatura è abbastanza comune, tutto sommato. Però i compositori si affezionano spesso alle loro trovate e mi sono reso conto che
Anche questo mi bemolle grave che è sempre presente in tutta la prima parte del brano diventava quasi una sorta di gabbia armonica. E quindi cosa succede? Che arrivati al culmine, dopo c'è, come dire, la rottura di questo sistema, come se ci fosse la necessità di una vera e propria e nuova risoluzione di tutte le tensioni che sono state innescate precedentemente. E infatti, in maniera anche abbastanza chiara, penso, e forse anche plateale, vedrete una scordatura ulteriore del mi bemolle che scenderà ad altre, sempre più gravi profondità. E questo è appunto quello che succede per condurre il brano alla fine, all'esaurimento e al ritorno, se vogliamo, graduale nel silenzio. Bene, io direi che se avete domande lo potete tranquillamente porle oppure ascoltiamo. Se siete interessati, io ho qualche partitura, posso tranquillamente darvele in modo che potete seguire o potete avere un'idea di quello che succede. E quindi vedere che in certi casi l'elettronica sosterrà piuttosto vigorosamente la chitarra, in certi altri invece ci sarà un'alternanza, quindi una dialettica molto serrata tra chitarra e strumento elettronico. Certo.